caro saluto agli amici delle pillole di bellezza del prof. L'opera che vi voglio raccontare quest'oggi è Amore Psiche, un gruppo scultoreo realizzato da Antonio Canova tra il 1787 e il 1793 in marmo bianco, conservato presso il Museo del Louvre a Parigi. L'opera fu commissionata a Canova dal barone John Campbell, un suo amico, primo mecenato britannico. Oltre alla favola di Apuleio, per ispirarsi, lo scultore prese in esame numerose fonti iconografiche, dipinti, incisioni, porcellane, soprattutto una famosa pittura murale emersa nel corso degli scavi di Ercolano, raffigurante un fauno con baccante. La vicenda narrata è nota ed è tratta dalla mitologia greca, che lo scrittore latino Lucio Apuleio traspose nel libro Le Metamorfosi o L'asino d'oro. Psiche è una fanciulla talmente bella da suscitare l'invidia di Afrodite, che ordina al figlio Eros di farla innamorare dell'essere più vile e più disgustoso del mondo. Ma nemmeno il dio alato resiste al fascino di Psiche e, sbigottito dalla straordinaria bellezza della giovane, colpisce il suo stesso piede con la freccia che gli cade di mano, innamorandosi così perdutamente di Psiche. Ecco dunque che Eros, con l'aiuto del dio Zefiro, attira Psiche verso uno splendido palazzo dove i due si incontrano però solo al buio e ad una condizione: lei non dovrà mai indagare sulla identità del marito. La curiosità, tuttavia, prende il sopravvento e una notte la fanciulla accende una lucerna, scopre tremante che Amore dorme al suo fianco e una goccia d'olio bollente finisce sulla spalla di lui, che fugge arrabbiato. La furia di Afrodite a questo punto si scatena, ma la ragazza ha dalla sua il favore degli dèi. È sottoposta alle prove più ardue e Psiche le supera tutte fino a tradirsi in un gesto avventato. Apre il vaso della bellezza che nella oscurità degli inferi Persefone le ha dato da consegnare ad Afrodite e cade così in un sonno profondo. Sarà Eros a risvegliarla e la coppia vivrà per sempre sull'Olimpo insieme alla figlioletta Idonè, cioè Desiderio, la voluptas dei latini. Il capolavoro di Canova illustra uno dei momenti più intensi del mito, cioè quando Amore si china a baciare la sua adorata Psiche, dopo averla risvegliata dal sonno mortale in cui questa era caduta. E la donna alza le braccia in un gesto elegante e leggero, sfiorando con le dita delle mani i capelli del suo amato. Viene dunque rappresentato un momento carico di tensione emotiva e di raffinato erotismo, in cui i due giovani sono uniti in un abbraccio d'amore passionale ed eterno. È il bacio, sospeso, immaginato e non rappresentato, il vero protagonista del gruppo scultoreo. E infatti Canova rappresenta i due amanti con le labbra schiuse, un attimo prima che si bacino, in un momento di grande dolcezza e di sottile sensualità. I corpi adolescenziali sono dalle forme perfette, secondo un principio di bellezza spirituale assoluta proprio del neoclassicismo. Si accostano ma non si stringono. Anche la composizione del gruppo è controllatissima da parte di Canova. Le figure infatti sono disposte in diagonale, divergenti tra di loro. Si intersecano formando una X, mentre i due volti, quasi congiunti ma non del tutto, sono incorniciati dal tondo formato dalle braccia di Psiche. Canova ha saputo fermare l'azione dei due amanti in un attimo sospeso. I due giovani rimangono rapiti, uno nella bellezza degli altri. E tutta la scena si parvade in questo modo di un sottilissimo e raffinato erotismo che sicuramente contraddice l'idea assai diffusa, ma non veritiera, che la scultura neoclassica sia incapace di rappresentare sentimenti. Questa è la riprova lampante. Secondo le cronache del tempo, Canova iniziò a lavorare al modello in scala reale della scultura nel pomeriggio del 30 maggio del 1787. Nel maggio di un anno dopo, del 1788, lo scultore inizia a scolpire il blocco di marmo. Termina la statua 6 anni dopo all'inizio, cioè nel 1793. Il colonnello Campbell, tuttavia, però, nel 1793 non fu più in grado di sostenere le importanti spese necessarie per trasportare la statua in Inghilterra.
subentrò quindi al rivoluzionario francese Gioacchino Murat, che acquistò l'opera nel 1800 per 2000 zecchini. Amore Psiche giunse così in Francia al Palazzo Reale e nel 1808 la Corona di Francia espropriò i beni di Murat e con essi la statua, che finì al Museo del Louvre, dove attualmente è esposta. Una seconda copia, realizzata per mano dallo stesso Canova, si trova esposta al Museo Statale Hermitage di San Pietroburgo in Russia.